Questo progetto nasce da questo concerto che è stato portato avanti l'anno scorso, un concerto acustico improntato sulla differenza, il contrasto tra il quartetto degli archi, quindi la classicità del quartetto, e invece la ritmicità delle percussioni. Da questa base abbiamo creato insieme a Anton Giulio Fruglio gli arrangiamenti del live. Ed è nato questo concerto e ci è piaciuta talmente tanto l'idea che abbiamo deciso poi di portarlo sul disco. Quindi il disco è semplicemente il concerto registrato in studio, però registrato in presa diretta live, quindi registrato tutto in 2 giorni, tenendo ecco appunto anche magari le imprecisioni, le imperfezioni che però hanno dato quell'anima, no? E hanno lasciato quella bellezza, quella spontaneità, che spesso quando invece si produce un disco dopo tanto tempo, tanti giorni, un po' si perde. È un disco che viene, un disco di non inediti, ci sono soltanto pezzi già editi, fuorché una cover, è un po' un passaggio, no? Un passaggio mio tra l'ultimo disco e il prossimo. Però era un passaggio che secondo me era inevitabile, perché lo sentivo mio, volevo metterlo sul disco e l'abbiamo fatto. Non è una svolta, è un andare avanti, un passo in avanti. Volevo che questo disco fosse comunque un disco pulito, per quello non ci sono inediti, cosa che normalmente si fa, no? Cioè si mette il pezzo inedito per trasportare il disco. Questo è un disco a sé, cioè è semplicemente la dimostrazione di questo concerto, è la volontà di voler mettere su disco qualcosa che ci ha regalato comunque delle forti emozioni. All'età di 38 anni è chiaro che non piaccio, magari la mia musica non viene ascoltata da una ragazza di 20 anni che invece ama più, non so, adesso mi viene i Finlay, forse, però è giusto così, nel senso che comunque è normale, cioè è una cosa normale. Non faccio neanche un certo tipo di musica adatta anche a certo tipo di programmi, invece selezionati solo per target giovanile, insomma, co come dici tu giustamente, ma è anche giusto così. È vero anche che quel target giovanile non viene, non fa, magari non entra o non rientra invece in posti o in situazioni o in programmi dove invece si parla di persone un po' più vecchie come me. Ma ultimamente sto cercando di migliorarlo, nel senso che insomma mi sto applicando. Ho messo su anche il MySpace, insomma, quindi sicuramente come dici tu, per chi è indipendente lo spazio in rete diventa fondamentale o comunque di grande importanza. Piano piano sto cercando di, insomma, veramente di interessarmi maggiormente e sicuramente sarà il futuro, perché comunque penso che man mano che andremo avanti, probabilmente anche il supporto del CD, no? A un certo punto, forse chissà, andrà a scomparire e invece rimarrà tutto sulla rete, ma poi lo vedo proprio anche attraverso del MySpace, c'è un sacco di contatti, ormai la gente comunque si interessa moltissimo, trova interesse in quello che fa nel proprio lavoro, nella musica e nel contatto con gli altri su internet, quindi è assolutamente una cosa importantissima. Questa è la mia borsetta, un fantastico regalo di una mia amica from New York City. È vero? Allora, nella mia borsetta, Aspetta, che pesa questa borsa? Pesa un quintale, cioè per le donne è fondamentale. Gli date una borsetta così, sarà pienissima. Una borsetta così sarà pienissima, sempre. Abbiamo il potere di riempire qualsiasi cosa. E allora, oh, toh, che caso, il mio disco. Ecco qua il mio nuovo disco, Zack. Zack, sembra quasi il mio programma televisivo. Ecco, va bene. Andiamo avanti.
Aspetta, va, aspetta, aspetta, aspetta. E le cuffiette basta? No! Un iPod? Sì! Non posso dire la marca, però insomma, un iPod che io so usare benissimo! C'è un sacco di canzoncine belle. Poi, adesso mi arresteranno subito, ecco, non venite a casa. Questo è un cartone che mio figlio ama tantissimo, che è Happy Feet, l'abbiamo visto al cinema, quindi in questo siamo abbastanza già giustificati. Però una mia amichetta, che si diletta ogni giorno a scaricare qualsiasi cosa, quindi dal cartone che ancora non è uscito, al film piuttosto che le serie televisive che noi amiamo, e c'è tutte queste cose qui e me l'ha regalata. Il problema è che io ho un DVD a casa che non lo legge. Per cui, insomma, questa cosa è illegale, però io come sono vestita perché non lo uso, è un regalo che mi hanno fatto e io non so, si dice il peccato ma non il peccatore. E poi una cosa che io uso i giorni, proprio veramente non ne posso fare a meno, ho una collezione infinita, ho preso una collana, una cosa che uso come collana, ecco. Così, si mette così. No, adesso non la metto, se no lui mi uccide col microfono. Però ecco, è così. È una... Orco can... Aspetta. Ho sbagliato, vabbè. Adesso ve la apro poi. È comunque... è una Polaroid. Io fotografo tutto, 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 tutto. Iniziale era quella di trovare il modo di unire il classico del quartetto e del piano acustico con la ritmicità delle percussioni, la particolarità anche delle percussioni e dei suoni, perché per esempio il timpano in questo caso viene usato a volte come cassa. È stata anche una sfida trovare il modo per incastrare tutto questo e per far sì che comunque anche a volte momenti rock di psichedelia potessero sposarsi bene con gli archi e col piano acustico. Ok, ragazzi, facciamo un inverno. Peppe, quando vuoi. Gli occhi cercano al di là di questo inverno da baciare. Quello che ho sempre voluto tentare di mantenere o comunque di tirar fuori è un suono interessante nel contrasto che danno gli strumenti insieme. Questo è un po' in generale il senso di questo concerto registrato. Io faccio 1, 2, 3, 4. Volevo che rimanesse quella forza del live, quell'impatto live che dà un concerto e che dà questo concerto. Perciò io Quel respiro, quella dinamica e anche quella spontaneità che comunque si crea quando si suona anche senza un click. Cioè, l'ho preso prima, quindi... Quello che si sente è quello che si è suonato lì in quel momento, con anche le imprecisioni, ma poi alla fine le imprecisioni a volte creano anche le emozioni. Cilento, grazie.